Perché non si può parlare di una malattia di un paziente se non si conosce il paziente, se non si conoscono i sintomi. Siccome questo testo è un testo conosciutissimo, per quest'oggi evitiamo questa specie di itinerario che per qualcuno potrebbe risultare un po' fastidioso. Quello che mi preme farvi notare in questo testo, che poi prenderemo comunque in esame per partes, dalla linea 11 alla linea 57, sono alcune cose, alcune ve le ho scritte, altre ve le dico a voce. Prendete la linea 11, capitolo primo, versetto 1. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora, tenete presente che nei manoscritti antichi questo testo era scritto di seguito. Vedete la linea 63, voi avete le parole ebraiche una separata dall'altra, cioè avete gli spazi interstiziali tra vocabolo e vocabolo. Nei manoscritti antichi non c'è questo spazio. Si scrive tutto di seguito. Tenete presente anche che nei manoscritti antichi non ci sono né i capitoli né i versetti. Quindi il rotolo della Genesi incomincia sulla prima colonna di destra del rotolo e arriva fino, che so io, alla centesima colonna di sinistra del rotolo, attribuendo a ogni capitolo due colonne. Dove finisce il brano? Dove metto le separazioni? Noi in Occidente abbiamo delle tecniche tipografiche, abbiamo la maiuscola, in ebraico la maiuscola non c'è. Abbiamo il punto, il capoverso, in ebraico il punto non c'è. Se andate alla linea 63, quei due punti che trovate sulla sinistra, che indicano la fine di un versetto, non la fine di un periodo. Sono segni medioevali dei rabbini. Non sono segni, per esempio, che esistevano all'epoca di Gesù. Non c'erano. Tantomeno all'epoca di Davide. Eppure loro avevano una tecnica per indicare qui inizia, qui finisce. Infatti, la cosa che così rende per qualcuno fastidioso il discorso è questo. Il primo capitolo della Genesi finisce al secondo capitolo, versetto 4, prima parte del versetto 4a. Andate a vedere la linea 57. Vedete che trovate l'ultima frase. Queste le origini del cielo e della terra quando vennero creati, le trovate classificate come secondo capitolo, versetto 4a. Perché il 4b inizia un altro racconto. Qualcuno si chiede come mai voi biblisti riuscite ad avere questa precisione. Non è nostra. Magari noi fossimo così bravi. Questa precisione la trovate già nel testo ebraico. Quando verso il 1200 questo vescovo inglese che non sapeva cosa fare nel suo lungo viaggio ha preso la Bibbia ebraica e per far passare il tempo ha cominciato a dividere in capitoli il testo, non è che abbia fatto una grande cosa. Qualche volta ha rovinato il testo. Ha introdotto un sistema molto simpatico di suddivisione, ma l'ha rovinato, perché nel caso concreto ha sbagliato di tirare la linea, doveva tirare la linea un pochettino più in giù, invece l'ha tirata un pochettino più in su. Ed è venuto fuori il primo capitolo della Genesi, monco, come racconto. Noi oggi siamo in grado di ricostruire la fisionomia di ogni pericope seguendo alcune tecniche che adoperavano gli antichi. Nel caso concreto,
qual è la tecnica che è stata adoperata per stabilire che questo è il testo. Siamo alla linea 63 e 66. Coraggio. Per facilitarvi, ovviamente, ho messo la traduzione interlineare, parola per parola. Il primo versetto, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, in principio creò Dio, et è il segno dell'accusativo, è il rimasuglio del geroglifico. Non si traduce. La quarta parola, cominciando da destra, si legge et e non si traduce. È solo una specie di cartellino per dire questo è il complemento oggetto. Bene, se voi provate ad osservare questo versetto è fatto da un elemento temporale, Bereshit. Poi c'è il verbo dell'azione divina, bara. Poi c'è il soggetto, Elohim, Dio. E poi c'è una espressione polare, cielo, terra. O meglio, in questo caso è plurale, anzi è duale, shamayim. I due cieli sarebbe, e la terra. È un'espressione polare, indica il sopra e il sotto. E quindi tutto ciò che c'è in mezzo. Provate ad osservare adesso l'ultima frase, linea 57, e quindi per noi in ebraico la linea 66. Elle toledot, queste le genealogie. Viene fuori un'altra volta l'espressione polare, ha-shamayim ue ha-aretz. Cieli due e terra. Poi, in una costruzione per noi occidentali orribile, provate a contare quante consonanti. Sono sei. Tirate via le prime due e tirate via l'ultima. Che cosa vi resta? Vi resta Bet, Resh, Aleph. Sono le tre radicali del verbo Bara. Vero? Questo, infatti, è il verbo Bara con prefissi, come vi dicevo, e suffissi. Traduzione, queste le genealogie dei cieli e della terra nel loro essere create. Questa sarebbe la traduzione ad litteram, b nel, hi b sarebbe il passivo in questo caso, essere create, e la parte finale am loro. Non spaventatevi, arriverete a decifrarle anche voi, arriverete a decifrarle anche voi. Ora ragionate un momentino. Nel loro essere create da chi? È il famoso passivo teologico. Sia santificato il tuo nome, da chi? Da te, non da noi. È un passivo teologico. Quando Adamo dice, essa è carne della mia carne, ossa della mia ossa, si chiamerà donna. Da chi? È un passivo teologico. Non è lui che la chiama donna, perché sennò avrebbe potere sulla donna. I passivi teologici, dunque, sottintendono sempre come complemento d'agente Elohim. Adesso provate ad osservare. Noi ci troviamo di fronte a due sintagmi, cioè a due frasi. Dietro ad ogni frase c'è un paradigma, cioè un modello.
Si vede? Si vede. La prima stringa del paradigma, elemento temporale, T. Verbo. Sarebbe attante, io ho messo soggetto, di per sé sarebbe colui che opera, la S, soggetto. E poi l'espressione polare. Provate a vedere la stringa successiva, ha gli stessi elementi. Ha l'elemento temporale, queste le genealogie. Poi ha l'espressione polare, che è la stessa. Poi è il verbo, che è lo stesso, e poi c'è l'attante, colui che agisce, soggetto, tanto per semplificare, sottinteso. Cioè gli stessi elementi che trovate nel versetto 1 sono nel versetto 4a e non c'è nessun altro versetto che abbia gli stessi e soli questi elementi. Questa costituisce uno dei più bei esempi di inclusione biblica. Sappiate che le inclusioni vengono adoperate anche dal popolo di Ugarit, di Ebla. Tutte le tavolette dei grandi poemi antichi, di Anat, di Gilgamesh, le Numa Elish, tutti adoperano queste forme per suddividere la materia letteraria. Non è solo un indice letterario questo. Questo è anche un indice teologico. Che cos'è più importante in tutto il testo? L'azione creativa di Dio, il tempo e il cielo e la terra. In tutto il testo ciò che è importante sono queste cose. Il tempo inizia con la creazione in principio. L'azione creativa di Dio, che non è azione creativa di Dio ancora, poi vedremo il perché. Dio, ovviamente, è il creato. Questi sono gli elementi fondanti. Tutto il resto è solo descrizione. Normalmente l'inclusione ha questo tipo di valore teologico. Capite bene l'inclusione, avete capito la chiave di lettura del testo. No. Allora, qui c'è probabilmente una piccola confusione tra inclusione e struttura concentrica. La struttura concentrica è quella che dici tu, cioè la parte centrale è la cosa più importante. Ma allora lì parliamo di struttura. Qui parliamo di semplice fenomeno letterario di delimitazione di una pericope. Mi pare di essere a scuola. Invece qui dovremmo cercare di fare il salto e fare una lezione. Ecco, a me interessava farvi capire questo primo grande concetto. Quando leggiamo un testo antico, dobbiamo sempre tenere presente che non è il Corriere della Sera. Ogni parola pesa una tonnellata, ogni fenomeno letterario ne pesa 10. Facciamo un'altra piccola considerazione anche di forma. Noi molto spesso ci lamentiamo che la Bibbia è scritta male, ed è vero, perché se prendiamo questo testo e lo poniamo accanto, per esempio, al grande racconto di Baal, quel racconto è molto più bello, è molto più bello. Però c'è una ragione di questa forma un po' asciutta, un po' anche barbosa. Provate a girare il foglio, andate a pagina numero 2. Siamo alla linea 68-74. Tutto il racconto è fatto con queste 7 formule. Un giorno può averle tutte e 7,
un altro giorno può averne solo 5, per esempio, o qualche altro giorno 6, ma le formule sono queste. Io lì ve le ho esemplificate. Dio disse è una formula fissa. Poi c'è un comando che può essere espresso in modi diversi, sia la luce, oppure facciamo l'uomo, è un comando. Poi c'è un'esecuzione, e la luce fu. Poi c'è una lode, e Dio vide che la luce era cosa buona. Oppure, dopo aver creato il maschio e la femmina, Dio vide che la cosa era molto buona. In italiano non c'è molta differenza tra dire Dio vide che la cosa era buona o la cosa era molto buona. Insomma, è tutto positivo. Ma se voi vi trovate di fronte a un racconto fatto da formule, capite che alterare una formula significa che quell'alterazione è stata voluta di proposito e quindi ha un valore di significato molto più grande di quello che potrebbe apparire in un nostro conversare in lingua occidentale, dove oggi i superlativi si sprecano. Alla quinta formula noi troviamo o una descrizione o un atto di separazione. Dio separò la luce dalle tenebre. Oppure una descrizione. Non so, mise il sole perché illuminasse il giorno, mise la luna perché la luna e le stelle perché illuminasse la notte. È una descrizione. Oppure abbiamo un'azione di separazione. Poi c'è un altro elemento. O c'è l'imposizione del nome o c'è la benedizione. E poi c'è l'altra formula fissa, e fu sera e fu mattina. Queste sono le 7 formule con le quali l'autore sacro ha composto questo tipo di racconto. Se noi adesso ragioniamo su queste formule, che cosa ci viene fuori? Quella specie di reticolo che troviamo alla linea 77. Allora troviamo nel primo giorno la creazione della luce, è un'opera sola. Quante formule vengono adoperate? 7. Nel secondo giorno vengono create le acque, non è societate Jesu, non sono gesuite queste acque, sono le acque superiori e le acque inferiori. C'è un'opera sola creativa e vengono adoperate non tutte 7 ma 6. Nel terzo giorno, se notate, ci sono 2 opere creative. La terra e il regno vegetale. Per la creazione dell'asciutto della terra vengono adoperate 5 formule, ma per il regno vegetale ne vengono adoperate 6. Poi passate al quarto giorno. Vedete che lo schema è stato scritto specularmente. Andate all'ultima colonna di destra, siamo al quarto giorno, il contenuto sole, luna e stelle, opere creative una, Padre Eterno in un colpo fa tutte quelle robe là. Quante formule vengono adoperate? 6. Nel quinto giorno un'opera creativa sola per fare i pesci e gli uccelli, quante formule? 6. Nel sesto giorno Dio fa 2 opere, come nel terzo. Crea gli animali terrestri e lì dove c'è il bianco, metteteci quello che volete perché crea l'umanità. Un'opera creativa per gli animali terrestri, un'opera creativa per l'umanità. Ma per descrivere gli animali terrestri usa 5 formule. Per descrivere invece la creazione dell'umanità usa 7 formule. Adesso provate a prendere la penna
e il 7 della luce congiungetelo con il 7, proprio sporcate il foglio, l'ho fatto apposta. Già fatto? Se poi prendete il numero 6 del regno vegetale, lo potete congiungere con il numero 6 del sole, la luna e le stelle. Ci siete? Poi il secondo giorno lo potete congiungere con il quinto, 6-6. E la prima opera creativa del terzo lo potete congiungere con la prima opera creativa del sesto. Questo è il segno che vi deve venire fuori. Sì. Ora, quando voi siete di fronte ad un testo di una precisione così matematica, capite che questo testo non lo potete più definire primitivo, perché questo testo è stato così pensato parola per parola, tanto da risultare all'analisi un testo, direi, geometrico, precisissimo, dove tutto è al suo posto. Voi pensate quanto tempo e quante teste hanno lavorato qui per ottenere questo tipo di risultato. Niente, noi constatiamo il testo, dice San Tommaso, prima va conosciuto per la sua materialità, poi si fanno le riflessioni spirituali. In questo caso, perché facciamo questo lavoro? Perché questo testo è uno dei testi che contiene una delle cose più belle di tutta la Bibbia, ma contemporaneamente è un testo che crea problemi quando noi vogliamo dialogare con la scienza di oggi. E tante volte a questo testo si pongono domande indebite. Poi capiremo il perché. Continuiamo a stare dentro a questo schema che sembra così insipiente, insulso, sembra semplicemente un'operazione matematica. Fate un'altra piccola fatica. In che rapporto ponete voi la luce con il sole, la luna e le stelle? E in che rapporto, perché deve essere lo stesso, ponete voi le acque superiori e inferiori nei confronti dei pesci e degli uccelli? E in che rapporto ponete la terra e il regno vegetale con gli animali terrestri e l'umanità? C'è una specie di minimo comune divisore che li unisce? Cioè c'è un elemento unitivo in questi rapporti? Sì? Secondo voi qual è? Il contenente, il contenuto. Quindi la luce è il contenitore, solo la luna e le stelle i contenuti. Così pure le acque. Ecco, qualcun altro avrebbe preferito dire, da una parte c'è lo scenario e dall'altra ci sono i protagonisti. Quindi, nella prima colonna abbiamo i contenitori, abbiamo il palcoscenico, lo scenario, e dall'altra abbiamo i contenuti o gli attori. Questa è una forma molto semplice per inquadrare il testo. Facciamo un terzo passo in avanti. Nel mondo ebraico la poesia era determinata da un elemento fondamentale. Ci potevano esserci tanti elementi, ma uno era essenziale alla poesia ebraica. Non era essenziale l'accento.
non era essenziale neanche un certo tipo di rima che loro avevano. Per esempio, noi abbiamo la rima alla fine dello stico, l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno. Abbiamo questa rima alla fine dello stico, alla fine della riga. Per gli ebrei, invece, la rima era qualcosa che doveva investire tutto lo stico. Per cui avete voi certi stichi con tutta la lettera, sempre con la lettera O, un altro stico con la lettera U, un altro stico con la lettera A. Erano forme di rime, per cui avevate A, O, U, A, O, U, A, O, U, che si seguivano ritmicamente. Questa era una specie di rima che loro sentivano. Per noi è una cosa impensabile nella nostra poesia, una cosa del genere. Casomai abbiamo certi suoni cupi, come il canto dell'upupà. Loro invece avevano il parallelismo come legge fondamentale della poesia. Mai adoperavano il parallelismo se non nella poesia. E qui, se voi notate, abbiamo un parallelismo, anzi, il parallelismo più complicato che potevano avere. Non è un parallelismo sinonimico, non è antitetico, è un parallelismo sintetico, dove cioè la seconda parte completa la prima. Ci troviamo dunque di fronte a un testo che all'apparenza è narrativo, è prosaico. Di fatto è un testo poetico. E questa è poesia pura. È talmente poesia che dice anche delle castronate. Cioè, nega la realtà. E solo alla poesia si concede di negare la realtà. Nell'esperienza ebraica non può esistere la luce senza il sole, la luna e le stelle. Perché se voi leggete con attenzione il brano che comincia alla linea 28, vi sapete spiegare il perché. Dio disse: ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. E servano da luci nel firmamento per... Ma se la luce c'è già? Chiaro? Se la luce c'è già, cosa servono a illuminare? E così avvenne. Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra. Ma la luce c'è già, quindi sono perfettamente inutili allora. Capite che anche l'autore non sa come gestire questo parallelismo. La luce è già creata e Dio crea questi luminari perché illuminino, ma non occorre. Il testo stesso, dunque, si trova di fronte a una situazione che contraddice l'esperienza. Allora cominciamo col dire, è un testo poetico. È un testo che non vuol toccare l'elemento esperienziale. Ci chiediamo qual è l'intenzione di questo testo. Per capire l'intenzione di questo testo, noi dovremo adesso fare un passettino più avanti ancora. Stiamo andando avanti proprio a passi da 50 centimetri l'uno, altrimenti ci rompiamo le ginocchia. Se voi prendete la linea 15 o la linea 19 o la linea 26, trovate sempre la settima formula, e fu sera e fu mattino. Una formula
che ci dice con chiarezza quando è stato scritto questo testo. La concezione del tempo espressa in questo testo è una concezione mesopotamica che gli ebrei non hanno mai avuto prima del 586 avanti Cristo. Quando Salomone sposa una principessa egiziana, introduce nella corte di Gerusalemme, siamo verso il 1000 più o meno, introduce nella corte di Gerusalemme la struttura sapienziale egiziana, cioè chiama dei professori egiziani a insegnare agli ebrei l'amministrazione. Come si amministra un paesino, come si amministra una città, come si amministrano più paesi con la città importante, come si amministra un territorio. Come si amministrano le tasse, come si amministra la giustizia. Salomone è il primo che istituisce questa grossa scuola, chiamiamola questa università, questa Bocconi di 3000 anni fa, e introduce dunque il calendario egiziano, perché gli ebrei non ce l'avevano. E quindi tutta la concezione del tempo in Israele viene mutato dalla visione egiziana del tempo. E ci sono le controprove, per cui noi sappiamo che gli ebrei, come gli egiziani e come noi, computavano il giorno da mezzanotte a mezzanotte. Avevano mesi rigidi di 30 giorni, con delle sfasature temporali immense, per cui ogni 4 o 5 anni dovevano aggiungere un mese. E infatti è rimasto nel calendario post-esilico il mese di Adar II. Adar sarebbe l'ultimo mese dell'anno ebraico, ma c'è l'Adar primo, poi ogni tanto viene fuori l'Adar secondo, come se noi dicessimo il dicembre primo, e ogni 8 anni, o ogni 4, o ogni 7, veniva fuori il dicembre secondo. Solo che Adar era il mese a cavallo tra febbraio e marzo, quello era l'ultimo mese per loro. Se voi notate, qui la concezione del tempo non è nostra. La concezione del tempo è una concezione orientale, che va dal pomeriggio di ieri al pomeriggio di oggi. Dal pomeriggio di ieri al pomeriggio di oggi abbiamo la domenica, ma con il pomeriggio di oggi inizia il lunedì. La Chiesa qui ha fatto un piccolo pastrocchio, perché la domenica la concepisce nel suo finale a mezzanotte, quindi con il calendario fenicio-egiziano. Ma l'inizio della domenica lo concepisce con il calendario mesopotamico, lo fa iniziare il sabato pomeriggio. Sicché noi abbiamo un sabato in bikini, proprio striminzito, e abbiamo una domenica esagerata, perché incomincia al sabato pomeriggio e finisce a mezzanotte della domenica. Questa è un'aberrazione nel computo del tempo. Questo testo che dice «e fu sera e fu mattino» mi obbliga a datare questo testo dopo il 586, cioè dopo che gli ebrei hanno perso la loro indipendenza e sono diventati schiavi a Babilonia. Ma può essere scritto dopo? No, non può essere scritto dopo, perché noi questo racconto lo troviamo già nel post-esilio in Palestina, lo troviamo già composto. Il che vuol dire che prima del 586 non c'era, e se c'era già subito dopo l'esilio, l'unico tempo che resta per farlo comporre è tra il 586 e il 538 avanti Cristo. Ed in quel periodo lì i nostri amici erano schiavi a Babilonia, dove non c'era il Tempio,
non c'era il culto, non c'era la lingua, non c'erano le relazioni sociali stratificate delle classi, perché tutti erano schiavi a Babilonia, senza la lingua ebraica, senza la cultura ebraica, senza tempio, senza niente. Ora, se noi abbiamo questo dato storico, proviamo a far calare in questo dato storico questo testo e provate ad osservare. Quante volte viene ripetuto la parola Dio disse? Matitina contare. Se foste cattivi come cattivi studenti, quelli andrebbero alla linea 77, conterebbero le opere e direbbero la formula Dio disse viene fuori 8 volte. nel racconto creativo, non nel settimo giorno, ma nel racconto creativo, viene fuori 8 volte Dio disse. E se notate, è un'espressione che presiede ad ogni opera creativa. Ora, di fronte a questo dato, vi rendete conto che l'ebreo ha perso la Torah, cioè ha perso la Bibbia primitiva, la fonte yavista ed eloista. Non ce l'ha più, è schiavo. Ma il suo contatto con la parola di Dio non è cessato, perché la parola di Dio non è solo parola di Dio scritta. La parola di Dio è anche fatta. E quindi quel prato, quell'albero, questo cielo, questo seme che gli schiavi gettano e che poi raccolgono come spiga, è una parola di Dio. È una nuova concezione dell'ascolto. Il cosiddetto ascolto con gli occhi nel mondo biblico si sviluppa in questo periodo, quando manca il rotolo della legge, perché non c'è tempio, non c'è sacrificio. E allora l'unico modo per ascoltare la parola era osservare il creato. È la Bibbia dei poveri, è la Bibbia degli analfabeti. Guardare il volto di un bambino e dire io vedo una parola di Dio. Vedere il volto della persona amata e dire questo è una parola di Dio. È un modo nuovo di concepire, capite, il creato. È una interpretazione del creato. Se io mi accosto al creato con l'occhio disincantato della scienza, dico quello è un abete. Fine. Che so io, questa è una palma selvaggia, non so di che tipo, perché io sono ignorante in abito botanico, quindi farei una figura proprio del pifero se mi mettessi a classificare le piante. Ma noi comprendiamo che quando io ho detto questo della pianta non ho detto niente. Se io prendo una rosa e la classifico sotto il profilo botanico, non dico niente della rosa. Il ragazzino che me la ruba e le la dà alla sua ragazza, quello della rosa ha capito molto di più di quanto abbia capito io. È il lavoro che sta facendo questo testo. Sta dicendo agli ebrei, sta dicendo a noi dopo 2000 anni di Gesù Cristo, 2500 anni dall'esilio babilonese, sta dicendo prova a fare una piccola fatica, prova a guardare la parola. Perché la parola è fatta non solo dal creato, ma anche dalle persone. Perché anche le persone sono parola di Dio, anche quando rompono i coccodrilli. È un modo diverso di vedere la realtà. Ed è solo nell'interpretazione poetica che tu hai la chiave per vedere la realtà in modo diverso. Non è la scienza che ti dà il potere di avvicinarti alla realtà e ascoltarla in maniera diversa.
Perché la scienza non ti dà mai il perché delle cose. La scienza ti dà sempre il come delle cose. Ti spiega come avviene. E quando la scienza adopera la parola perché, è sempre all'interno della logica del come. Come è nato l'universo? Ma prima del Big Bang le particelle atomiche correvano attaccate al nucleo, per cui c'era una densità di massa spaventosa. Poi è nata l'esplosione, e allora il nucleo, grosso come un'arancia, ha allontanato il primo elettrone, piccolo come una capocchia di spillo, a 200 metri. Questa è la proporzione. Mi stai dicendo il come, non mi stai dicendo il perché. Cioè non mi stai dando il significato di questo. Mi stai semplicemente spiegando come è avvenuto, anche se adoperi la parola perché. Infatti gli scienziati ti dicono, questo doveva avvenire perché l'elettrone non può stare vicino al nucleo, ha una forza centrifuga di un determinato tipo e quindi doveva esplodere. Sì, ma non mi dici che senso ha questo. Perché due atomi di idrogeno saturano le valenze che sono due dell'atomo di ossigeno? Perché? Tu mi dici come avviene, ma non mi spieghi che senso ha. Perché, per esempio, quell'uomo si è innamorato di quella donna? Non lo sai, sai come avviene, ma non perché. E al 100% il perché non lo sanno neanche i protagonisti. E questo fa ancora più problema. Dunque, questo testo sta aiutando quegli ebrei in quella situazione a stupirsi di fronte a questa parola di Dio diventata concretezza, non solo nel creato, ma anche nelle persone, anche in ciò che è relazione tra di loro. Tenete presente che gli ebrei nel mondo mesopotamico ragionavano così: se Dio c'è, si manifesta, se non si manifesta, vuol dire che non c'è. Tenetelo presente questo dato. Non è come noi, non è come per noi occidentali che diciamo: ma se tu non vedi Dio è perché tu non lo vuoi vedere, ma se attivi i principi razionali di causa e conseguenza, dalle cose create a Dio ci puoi arrivare. Agli ebrei questo ragionamento proprio non toccava. Diceva: è affare suo mostrarsi, non possiamo noi uscire fuori dalla storia. O lui si mostra dentro la storia, o se no sono affari suoi se non lo riconosciamo. Quindi, se Dio c'è, si manifesta, e se non si manifesta vuol dire che non c'è. E loro erano entrati in crisi perché la manifestazione di Dio la concepivano come manifestazione di avvenimenti storici. Mentre questo teologo filosofo cerca di far capire loro che Dio non si manifesta solo in ciò che accade come avvenimento. Ma Dio si manifesta anche in ciò che è, quindi nel cosmo, non negli avvenimenti dell'uomo soltanto. Ora si manifesta nella struttura del creato come si manifesta nella struttura della persona. E in questo testo abbiamo una cosa splendida di cui molto spesso non ci si accorge. Proviamo per un momentino a fare un salto alla linea 44. Poi riprenderemo pian piano tutti gli elementi che abbiamo tralasciato per capire meglio il testo e fare una lezione più approfondita. Ma se voi notate, nell'ultima opera creativa noi troviamo in qualche maniera la chiave di volta del testo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Finalmente c'è qualcosa di esplicito. Io Dio come lo raggiungo? Attraverso l'uomo, ma anche attraverso il creato. Sul creato non è detto niente, perché basta che sia scritto Dio disse. Quindi il creato è una parola di Dio diventata concretezza. Ma sull'uomo c'è qualcosa di più.
L'uomo non è solo parola di Dio. L'uomo è anche immagine e somiglianza. Allora, qual è l'obiettivo di questo testo, adesso che lo stiamo pian piano possedendo? È manifestare il significato del creò. Tenete presente che nel VI secolo avanti Cristo questa parola bara non indicava ancora ciò che scopriremo nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, versetto 28. Il libro di Maccabei è stato scritto nel 90 avanti Cristo. Nel 90 avanti Cristo. Noi stiamo leggendo un testo invece che è stato scritto tra il 586 e il 538. Sono circa 400 e, tagliamo la testa al toro, 450 anni di differenza, quasi mezzo millennio tra questo Dio creò e ciò che troviamo alla linea 83-84. Nella linea 83-84 troviamo il testo che ci interessa del secondo libro di Maccabei, capitolo 7. C'è questa mamma che sta sostenendo i suoi 7 figli in un'impresa umanamente persa in partenza, ma sotto il profilo di fede un'impresa eroica. Questi figli sono interrogati da Antioco IV Epifane e uno alla volta vengono uccisi perché rifiutano carriera, onori e soldi per mantenersi fedeli alla fede dei padri. E questa donna che consola, sostiene, aiuta, addirittura imbrogliando Antioco IV Epifane e parlando in lingua paterna, perché Antioco IV la obbliga a parlare greco, e lei parla in semitico ai figli in modo che Antioco non capisca, ma i figli sì. E tra le tante cose che dice questa, dice: provate a rendervi conto, ragazzi, che voi adesso dovete fare i conti con questo piccolo sovrano da 4 palanche, dice, morirà anche lui. Ma quando morirete dovrete fare i conti con il grande sovrano, quello che ha creato tutto. E lo presenta così: ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Questo è un concetto filosofico greco, non ebraico. E per arrivare dunque a questa concezione, il mondo ebraico ha dovuto aspettare il primo secolo avanti Cristo. Quando invece viene scritto il nostro brano, il verbo bara è un verbo enorme che viene adoperato solo per Dio, non viene adoperato per l'uomo. Però è un verbo che indica due cose. Indica il fare di Dio nei confronti del cosmo, ma indica anche il fare di Dio nei confronti del mondo interiore dell'uomo. Il verbo creare viene adoperato per il fare l'universo e per il perdonare. Sono le uniche cose che Dio fa e che l'uomo non può fare come lui. Se voi andate al Miserere, al Salmo 51, voi trovate: crea in me, o Dio, un cuore puro. E viene adoperato questo verbo, il verbo bara, il verbo creare è lo stesso. Dunque, questo testo offre a questi ebrei schiavi una chiave interpretativa a livello di fede. Questo mondo è una parola di Dio, rivolta a te sempre, basta che tu l'accolga.
non è una parola di Dio pronunciata, finita la pronuncia, quella parola non esiste più, se tu l'hai ascoltata bene, se non l'hai ascoltata hai perso. Questa è una parola di Dio aperta, è sempre in sintonia con te, basta che tu la sappia ascoltare con gli occhi. Guarda la natura, ma anche guarda la persona, anzi le persone. Perché scopriremo dopo, adesso facciamo un po' di pausa, che Adam è un nome collettivo, non individuale.